Si può iniziare questa mia intervista con Mentiva sapendo di mentire. Mi riferisco all'attacco che il consigliere Giuseppe Tanzarella ha voluto muovere attraverso i media e i quotidiani locali. È scaduto il contratto per il centro anziani Il Filo d'Arianna e un altro centro che è in via Tenente Nino Antelmi, e in ogni caso ad agosto questi centri, perché il contratto prevedeva l'apertura a 11 mesi, ad agosto sono sempre stati chiusi. Questo non significa che saranno chiusi, significa che metteremo a gara ad evidenza pubblica, e quindi un'evidenza sempre trasparente come tutte quelle che si sono svolte durante la mia amministrazione, questi servizi. Quindi non accetto minimamente di essere tacciato come colui che non ha sensibilità nei confronti del sociale. Anzi, tutti i danni che sono stati provocati fino adesso nelle varie cooperative, e adesso devo citare anche la Pinto Cerasino, sono per errori commessi nel passato, praticamente per quanto riguarda la Pinto Cerasino nel 2012. L'altra notizia che merita di essere smentita è il fatto che il consorzio non parte, che non ci sono fondi e che l'assistenza domiciliare integrata non è più come lo era negli anni passati. Devo ricordare che il problema dell'assistenza domiciliare integrata prevede delle risorse regionali che sono state quasi del tutto azzerate, se non ridotte sensibilmente. Noi abbiamo integrato questo servizio con delle risorse economiche uscite di tasca dall'amministrazione, perché avevamo avuto delle risorse dateci per una ottima conduzione dello SPRAR, quello dei rifugiati politici, per cui parte di queste risorse ci sono servite per integrare un servizio che noi riteniamo fondamentale e indispensabile, quella dell'assistenza domiciliare integrata. Quindi il problema non è né del consorzio né dell'amministrazione comunale di Ostuni, ma è un problema più ampio che riguarda il piano di riordino sanitario regionale e le risorse che la regione destina a ciò. Poi dovrebbero solo vergognarsi di parlare di Casa della Musica che è chiusa. Casa della Musica è chiusa perché, nonostante la precedente amministrazione abbia speso 750.000 euro per la sua ristrutturazione e inaugurazione, e nonostante la cooperativa che gestiva, che è sotto la lente di ingrandimento dell'autorità giudiziaria, ha dilapidato tutte le risorse che dovevano garantire 5 anni di gestione in circa 1 anno e mezzo, 2 anni, noi abbiamo scoperto che la struttura è in precarie condizioni perché non è mai stato fatto una ricognizione stratigrafica del sottosuolo. In pratica si è scoperto, adesso che avevamo acquisito 150.000 euro di finanziamento per rimetterla in funzione, abbiamo scoperto che ci sono delle cavità sotterranee che vanno indagate dalla sovrintendenza sia archeologica che architettonica prima di riniziare i lavori di recupero. L'altra cosa che vorrei sottolineare, che i cittadini devono sapere, che la ditta che ha fatto i lavori all'epoca alla Casa della Musica non aveva manco stipulata una fideiussione. Quindi se io oggi volessi chiedere i danni perché i lavori sono stati fatti male e non conformi a quelle che erano le spese relative a quei lavori, non possiamo chiedere ristoro a nessuno. Questo è quanto avveniva nel passato e che non avverrà mai più né nel presente né nel futuro.